Siamo live, buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma come vedete oggi trasmettiamo dall'ufficio di Nuoro, quindi tra rimontare le luci una cosa e l'altra, sono anche un po' sudato, avrete pazienza. Come state intanto? Allora, Jacopo dice, ho ricevuto ieri la notifica di un video breve, ma cercando di aprirlo mi dice che è un video privato, che posso fare? Semplicemente è successo che per un errore tecnico il video è uscito ieri anziché uscire venerdì, per cui devi semplicemente avere un attimo di pazienza e il videino sarà realmente pubblico venerdì. Quando ci siamo accorti che questa sorta di automazione in pratica ha messo online il video prima del tempo, niente, l'abbiamo stoppato. 150 di voi l'avevano già visto, però per loro è stato un'anteprima, gli altri lo vedranno venerdì. Intanto ho dovuto supercorrere anche perché avevo qualche piccolo problema di connessione, però siamo arrivati giusto in tempo. Ditemi se mi vedete sia da YouTube che da Facebook, se l'audio è dignitoso. Fatemi spegnere il telefono. Allora, datemi un secondo e poi sono tutto vostro. Ok, allora vediamo un po' i vostri commenti. Ditemi se si sente bene. Da YouTube ok. Dignitoso, ok, audio video benissimo. Luci un po' basse, le alziamo. Se Mari mi dà una mano, lo facciamo subito. Ok, allora intanto vediamo i vostri commenti. Dicevo, Giuseppe Melis, Lanfranco, Ermanno, Aurelio, Jacopo. Ok, ciao Andrea, ciao Giovanni, ciao Tullio, Alessandro, ciao a tutti ragazzi, come state? Ci si avvicina al weekend, oggi c'era una temperatura mostruosa, immagino un po' dappertutto. Pietro, ha ricevuto la mia mail? Sì, ho ricevuto la tua mail, se ne sta già occupando Fabrizio. Ciao Fabio. Raffaele, benissimo. Ci sono intanto, un attimo di pazienza. Ok, dovremmo essere meglio, un po' meglio illuminati così. Va bene così, ditemi se come luce andiamo meglio adesso. Ok, allora ragazzi, direi di partire con questa live. Come vedete oggi sono nel nostro ufficio di Nuoro. Direi di partire. Allora, intanto, buonasera a tutti. Live numero, non vi ho manco messo un titolo stasera con le corse. Live numero 209, eccoci qua, a chiudere anche questa 30ª settimana di Live 2.0. Anche oggi parleremo di super bonus, direte voi, tanto per cambiare, con una bella sessione di domande e risposte. Se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di mettere un mi piace alla pagina Facebook Ingegnere Marcello Contu, e poi anche se qualcuno di voi non è ancora iscritto, potete iscrivervi al nostro gruppo Facebook dedicato al super bonus Ingegnere Marcello Contu, super bonus 110%, tutto quello che devi sapere, e al nostro canale YouTube. Come dico sempre, sono due strumenti abbastanza diversi, nel senso che poi il canale YouTube è quello dei video brevi, magari dei commenti e delle risposte brevi, invece il gruppo Facebook è quello per un'interazione un po' più completa, diciamo così, un'interazione dove magari di post un po' più lunghi, ai quali, come sapete, dedichiamo la puntata del mercoledì. Ok, poi adesso appena si tornerà alla
alla situazione, diciamo, infernale, poi vedremo un pochettino come muoverci. Comunque, ragazzi, seguiteci sui social, è il modo migliore per stare sempre aggiornati su tutte le novità del Superbonus, trovare i link alle nuove live, le registrazioni di quelle passate, ma anche per farmi tutte le domande che volete sul tema Superbonus, e appunto la live di oggi è dedicata alle vostre domande, alle quali cercherò di rispondere in tempo reale. Se a qualche domanda non so rispondere, spero che mi perdonerete. Allora, vi ricordo anche che abbiamo bisogno di una mano del vostro aiuto, quindi se vi va condividete questa nostra iniziativa delle live. Il modo è semplicissimo: da Facebook è sufficiente condividere il post col quale vi annunciamo il tema che tratteremo nella serata, invece da YouTube è sufficiente che condividi l'intero link sul quale andiamo live alle 19 con i tuoi contatti tramite WhatsApp, Messenger, mail, insomma come preferisci. Vi ricordo anche la nostra selezione di tecnici, che è duplice sostanzialmente, perché c'è una selezione di tecnici che siano disposti a collaborare con noi sull'intero territorio nazionale, quindi ovviamente per ciascuno, per la sua zona geografica di competenza. Quindi se sei un ingegnere, un architetto, un geometra, guarda il video che trovi al link che ho appena messo tra i commenti, insomma senti quello che ho da dirti. Invece se sei un tecnico che e ti piacerebbe entrare a far parte del nostro team che opera, del nostro ufficio tecnico centrale che opera dal nostro ufficio tecnico di Cagliari Elmas, dal quale trasmetto solitamente, è sufficiente che vai su LinkedIn, digiti Sistema Smarturo e troverai le posizioni aperte in questo momento. Se qualcuno sta valutando l'ipotesi di iniziare a lavorare con noi e quindi vuole affidarci la progettazione dei lavori di Superbonus per la sua casa, come iniziare la collaborazione? Il primo passo è vedere il webinar. Quindi a tutti quelli che mi scrivono su YouTube, su Facebook, per mail e mi dicono è possibile avere il numero, anzi ci dicono, perché poi gestiscono i ragazzi questi commenti, è possibile avere il numero dell'ingegnere? La risposta è no, nel senso che poi non siamo strutturati per gestire un carico mostruoso di contatti come quelli che arrivano da tutta Italia. Quindi non siamo strutturati, a dire la verità non ci interessa neanche strutturarci per andare a gestire le telefonate da tutta Italia. Ragazzi, non si può fare, perché se noi dovessimo organizzare un servizio di call center, o vi facciamo pagare a minuto, e penso che non sarebbe di interesse per nessuno, neanche per noi, ma diciamo ci vorrebbe una tale forza che non ha senso. Ok, quindi il modo per lavorare con noi, quello che noi riusciamo a gestire, è questo. Il flusso è: ci incontrate tramite Facebook e YouTube con i video brevi oppure con le live, dopodiché potete decidere di approfondire un po' il discorso. Se volete approfondire, c'è il webinar dove vi do un po' di informazioni indispensabili. Se state iniziando ad avvicinarvi al tema del Superbonus, vi dico come lavoriamo, quindi riuscite a capire un po' se possiamo essere la soluzione giusta per voi. Vi dico anche come quali requisiti devi avere, quali requisiti deve avere la tua casa, e quindi se le cose sono allineate, quindi il nostro modo di lavorare ti piace e ritieni di avere i requisiti, puoi chiedere la tua preanalisi e poi insomma sarai ricontattato. Vi ricordo anche un'ultima informazione tecnica, che le vendite 2021 sono chiuse. Quindi in questo momento, se stai valutando la collaborazione con noi, sappi che lo studio di fattibilità, quindi le valutazioni preliminari, saranno fatte nel 2021, ma per i lavori se ne parla 2022. Ovviamente gli incarichi che accettiamo sono incarichi che riusciremo a portare a compimento entro i termini previsti dall'attuale assetto della normativa Superbonus. Quindi ragazzi, detto questo, benvenuti anche a Stefano che ci ha raggiunto adesso, Antonio, Rocco, eccetera, Nicola Lodato, ciao Nico, ok, Danilo Guidi, eccetera. Quindi direi di partire con le vostre domande. Cercherò di rispondere, come sempre, a più persone possibile. Mi raccomando, quindi, iniziate a inserire la vostra domanda qua tra i commenti, cercate di stare brevi, altrimenti poi tanto la domanda viene tagliata e poi non riesco a rispondervi. Allora, Lanfranco, mi saprebbe dire che massimale al metro quadro per il cappotto c'è a disposizione, dove potrei verificare i massimali che sono previsti per i bonus? Ne approfitto per rispondere anche a una domanda, ve la recupero perché mi è arrivata per mail, però è interessante.
vediamo se riesco a recuperarla al volo, era su, eccola qua, Laura mi scrive per mail, non trovo risposta alla seguente domanda. Come fa il committente a verificare la congruità dei prezzi? Nei decreti si parla di rispetto dei prezzari, ma per un non addetto ai lavori mi sembra molto difficile. In che modo posso mettermi a sicuro da maggiorazioni improprie del general contractor in caso di sconto in fattura? Grazie, Laura. Allora, la verità, per rispondere velocemente a Laura, poi torniamo a Lanfranco, è questa. Come fa il committente a verificare la congruità dei prezzi? Non fa, non può farlo, nel senso che se lui avesse le competenze per verificare la congruità dei prezzi, avrebbe anche le competenze per farsi il progetto da solo. Quindi la verità è che non puoi verificare se non sei un tecnico, devi, il tuo pezzetto di lavoro, la tua attività deve essere quella di capire a chi rivolgerti, quindi qual è il tecnico idoneo per il tuo caso specifico o qual è il general contractor più idoneo al tuo caso specifico. Quindi questo è quello che il cliente finale può fare. Non avete gli strumenti per valutare se il general contractor o il tecnico sta facendo bene. Questa è la verità, ok? Quindi, come sempre, come selezionare un tecnico, un general contractor giusto? Il sistema delle referenze. Ragazzi, vi dico sempre, come andate a guardare su TripAdvisor o uno degli altri infiniti portali che vi fanno la recensione di come si mangia la pizza in un certo posto, allo stesso modo dovete cercare informazioni sulla azienda, sui tecnici ai quali vi riferite, quindi chiedete referenze, parlate con i loro clienti, eccetera. Questo è quello che è. Per rispondere alla domanda di Lanfranco, i massimali al metro quadro per il cappotto non ci sono, nel senso che ti stai riferendo probabilmente all'allegato I del decreto requisiti tecnici 6 agosto 2020. L'allegato I pare ormai definitiva questa interpretazione, che non si usa per i super bonus, ma solo per gli altri bonus. Quindi cosa devi fare? Come si determinano gli importi? Si determinano con un computo metrico, utilizzando i prezzari di riferimento, parlo di quelli regionali o provinciali, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano, oppure i prezzari dei. Si fa così. Per le voci che non ci sono nei prezzari, i vostri tecnici devono fare delle analisi di prezzi. Punto. Quindi lo potete fare da soli? La risposta è no. Ermanno Rosi, buonasera a tutti e buone ferie Inge e like. Infatti Ermanno si riferisce al fatto che poi settimana prossima non saremo in onda, abbiamo deciso di prenderci con i nostri tecnici, insomma i nostri collaboratori, ben 5 giorni lavorativi di ferie, per cui domani è lavorativo, invece la settimana prossima stacchiamo completamente. Quindi ragazzi, anche se vi serve qualcosa, se ci mandate le mail, probabilmente riceverete una risposta automatica, ok? Lanza Aurelio, buonasera a tutti al nostro Inge, grazie per il tempo che ci dedichi. Domanda di ieri, posso mettere 2 wallbox se sono massimale 2.000 euro? Non mi ricordo adesso la normativa cosa dice, però siccome c'è scritto, te lo controllo subito. Prendiamo il, come sempre, il testo del Superbonus decreto rilancio. Fatemi acchiappare il testo coordinato all'ultima versione con la legge di conversione. Ve la condivido. Così lo vediamo assieme. Ok. Quindi digitiamo colonnina. Ok. Allora, la risposta la trovi, caro Aurelio. Come vedete, penso che si veda, giusto? Dovrebbe vedersi decentemente. Allora, la risposta la trovi nell'articolo 119,8, ok? E dice che gli importi sono questi, euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, quelle funzionalmente indipendenti con accesso autonomo, e si dice che l'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Quindi la risposta per te, caro Aurelio, è... La risposta per te, caro Aurelio, è non puoi mettere due wallbox, non puoi mettere due wallbox, quindi due colonnine di ricarica nella stessa unità immobiliare. Poi tu dici, ho visto che sul mercato esistono wallbox con due spine, questo è un caso diverso perché quella è una colonnina di ricarica con due attacchi. Quello, secondo me, non ci sono ostacoli a inserirlo. Grazie Andre per il buone vacanze, gentilissimo. Jacopo Giannini dice: buonasera Inge, con semplificazione bis è stato reso più semplice anche avere l'autorizzazione per il fotovoltaico in zona con vincolo ambientale, sa dirmi qualcosa in merito? Personalmente io non ho visto semplificazioni
su questo aspetto, ti posso dire che noi abbiamo un fotovoltaico da installare in centro storico a breve e abbiamo predisposto l'autorizzazione paesaggistica, infatti la trasmetteremo domani, ok? Quindi noi l'autorizzazione paesaggistica la stiamo chiedendo. Tanto benvenuto Giovanni, Tullio. Andrea dice, sostituzione persiane con avvolgibili in ferro, non modifica dimensione e posizione, creare il vano cassonetto è un problema per il super bonus? No, a mio avviso no. Muri portanti, opere per cassonetti sono finanziabili super bonus 110 e gli avvolgibili, sì, è un'opera accessoria della sostituzione degli infissi, e gli avvolgibili sono oscuranti, per cui sì, puoi fare tutto a 110, quindi per capirci, smontare il vecchio serramento, i nuovi controtelai, i nuovi cassonetti coibentati, l'avvolgibile, la nuova finestra o porta finestra, eccetera, rientra tutto a 110, molto serenamente. Alessandro Alfieri, modifiche impianto di riscaldamento sono trainate da super sisma bonus e rifaccio il solai? Domanda interessante, ma io non occupandomi di sisma bonus, caro Alessandro, non ti so rispondere perché non conosco le implicazioni del sisma bonus con gli altri incentivi. Quindi probabilmente sì, però non conoscendo la materia, non... Allora... MK Luca si merita il discorso fiscalizzazione che facevamo ieri anche con Fabrizio. Se dopo il pagamento di una sanzione ricevo dal comune un nuovo permesso di costruire con allegati planimetrici conformi allo stato di fatto o un tecnico che legittima l'immobile, secondo me se c'è la fiscalizzazione, no. A noi il comune ha dato un nuovo che cos'è? Un permesso di costruire in sanatoria per parziale difformità dovremmo essere a posto con lo stato di fatto, visto che i progetti sono conformi allo stato di fatto, immagino che sia. Io andrei in comune a approfondire un po' il tema. Io vi ho risposto per quello che potevo ieri, però è un tema un po', diciamo sì, da urbanista, ma anche da un po' da legale. Cristian, buonasera. Io sto discutendo con un collega, fabbricato su tre piani, due pertinenze piano terra, due appartamenti, piano primo e piano secondo. Unico proprietario, completamente autonomo, ingresso indipendente, da giardino, massimo 40.000 per 4 per interventi isolamento, quindi coibentazione, corretto. Sì, perché se tu hai le pertinenze al piano terra che sono nello stesso edificio e i due appartamenti al piano primo e al piano secondo, hai 4 unità immobiliari, hai due appartamenti, quindi sei tra i due e i quattro appartamenti di unico proprietario, quindi il calcolo del massimale è corretto, 40.000 per 4. Allora, Alberto, salve Inge, due domande, sul caso di demolizione e ricostruzione di fabbricato rurale, con solo compromesso notarile è possibile presentare il progetto al comune, si deve attendere il rogito per avviare? Non credo che tu abbia titolo con il semplice preliminare per presentare un progetto in comune. Due, se il fabbricato rurale come riscaldamento solamente un camino è possibile accedere all'ecobonus 110? La risposta è dipende, nel senso che tu devi dare incarico a un tecnico, un termotecnico, che come dice la circolare numero 24E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate, deve verificare se l'impianto termico fisso, così come costituito, tu lo descrivi con semplicemente un camino, riesce a servire o meno gli ambienti oggetto di intervento agevolato. Quindi questo devi dare in carico al tuo tecnico, perché se tu, il classico esempio, hai un palazzo di tre piani, un solo camino, lì già ti direi che quella casa non ha un impianto termico fisso. Se invece tu hai un open space da 50 metri quadri e un camino messo al centro, hai un impianto termico fisso e hai diritto all'incentivo. Fabio Scala, una domanda. Posso installare la pompa di calore con 110% e poi usufruire del 65% per l'installazione della dente a pavimento per non sforare i 30.000 di budget? La risposta è no, nel senso che sia il 110 che il 65 presuppongono la sostituzione del generatore. Quindi se il generatore lo sostituisci con 110, devi liquidare tutto con 110. K
Carmela Gervaso, buona Saringe, grazie anticipatamente per la risposta. Il tetto, se non raggiungesse il 25% di superficie risparmiente, può essere trainato da impianto termico infissi? In realtà non è trainato da impianto termico infissi, è trainato e basta. Comunque sì, lo puoi fare. Andiamo avanti con le domande. Tullio, è possibile iniziare i lavori prima di presentare i documenti al comune e all'agenzia delle entrate? I documenti tu all'agenzia delle entrate non li presenti finché non presenti l'asseverazione e le comunicazioni finali. Comunque, prima di iniziare i lavori, se tu inizi i lavori prima di comunicarlo al comune, ti sei appena fumato il super bonus. Ok? È un caso di decadenza, l'abbiamo visto ieri, no? Mancata presentazione CILA super bonus. Ciao ciao super bonus. Manuel, abitazione singola 2 con garage C6 esterno, ma attaccato alla casa. Fatemi alzare la temperatura che mi sto congelando. Che presenta difformità, come posso muovermi? In realtà puoi muoverti già con super bonus, rivedi la live di ieri e te lo spiego meglio. Tanto ciao Monica, ciao Antonio Salaris, ciao Enzo. Simulazioni se vi servono, seriamente siamo a disposizione, accettiamo direttamente i crediti. Noi siamo sempre alla ricerca di collaborazioni, per cui Simon, molto semplicemente mandami una mail a marcello@iltuoamichimpiantista.com e iniziamo a ragionare assieme. Benvenuti anche Biagio, Manuel, Carmela, eccetera. Vediamo un pochettino, andiamo avanti. Pino dice, ciao Marcello del Best, esagerato. Cristian dice, buonasera Angie, grazie mille per tutte le informazioni che ci offre con tanta passione e competenza. Faccio del mio meglio. Dario Cappai, per le nuove costruzioni si può ancora fare il fotovoltaico? Ci sono stati cambiamenti? Si può ancora fare, l'abbiamo visto recentemente, però hanno detto sostanzialmente che va sempre abbinato, le condizioni sono, va sempre abbinato all'intervento di coibentazione almeno, ok? Va abbinato un intervento di super bonus. Quindi, nel caso del uno ha fatto il cappotto, va bene che abbia fatto il cappotto. Altra cosa, devi prima catastare l'immobile, perché altrimenti c'era un inghippo qua sull'accatastamento, te lo devo controllare, perché da un po' che non vedo il discorso sulle case nuove. Alex diceva che l'audio è un po' di rimbombo, mi dite adesso se è uguale oppure un po' meglio, o se secondo voi se io abbasso un pelo il volume magari va meglio. Provo a abbassare un po' il volume e mi dite se migliora. Prova. Scrivetemi in un commento, ragazzi, se va un po' meglio. Torniamo alle vostre domande. Laura dice, scusi, ma per le villette unico proprietario? Ah, intanto unico proprietario si intende quando ci sono palazzetti con fino a 4 appartamenti. E dici comunque, per le villette unico... Allora, qua il concetto è una villetta unifamiliare, è una villetta o una abitazione unico proprietario fino a 4 appartamenti. Perché se una abitazione unifamiliare, la scadenza è 30 giugno 2022. Se è un edificio unico proprietario tra 2 e 4 appartamenti, lì la scadenza è 31/12/2022, a condizione che al 30 giugno 2022 si sia raggiunto almeno il 60% dell'avanzamento del progetto Superbonus nel suo complesso. Andiamo avanti. Sonia dice buonasera Inge, buona live a tutti. Ciao Maria, ciao Michele. Roma circa 40 gradi, molto molto bene. Allora, intanto si sente bene, dice Alex, meglio. Magari avevo semplicemente il volume troppo alto. Oh, Fabrizio. Oh, ragazzi, com'è andata? Ce lo scrivete un commento, in un commento, com'è andata ieri la live, la seconda live, in argomento urbanistica, quindi nuova CILA super bonus, nuovo comma 13 ter, 13 quater, 13 quinquies del decreto rilancio. Eravamo live con
con Fabrizio Vincis, col caro collega. Ciao anche a Leonardo, ciao Leo. Scriveteci in un commento come è andata la live ieri con Fabrizio. Sono stati di vostro interesse gli argomenti trattati? Si capiva? Parlavamo troppo difficile? Dateci un attimo un feedback, così magari se la live vi è piaciuta cercherò di convincere Fabrizio a farne qualcun'altra. Io è da tanto che penso che almeno una live a settimana andrebbe dedicata all'urbanistica, perché poi ci sono sempre miriadi di domande sui temi urbanistici, no? Poi adesso con questa nuova normativa ancora di più. Scriveteci in un commento come avete trovato la live di ieri sera, nel frattempo rispondo a qualche altra domanda. Roberto Scatena, buonasera Inge. Zona E, serramenti infissi 750 per uno, 750 per l'altro. Intanto serramenti infissi, che molti trattano come sinonimo, non sono sinonimi, ma comunque a parte questo, la logica è per i serramenti e gli oscuranti, che potete intervenire su entrambi con Superbonus, la logica è bisogna usare i prezzari, quindi non si può liquidare con un importo a metro quadro. Andiamo avanti con le altre domande. Allora, Rocco Lettieri, buonasera Inge, ho inoltrato scia per lavori Superbonus prima dell'entrata in vigore della nuova CILA Superbonus, ma ancora non ho iniziato i lavori. Secondo lei devo ripresentare la CILA Superbonus? Su questo argomento ha fatto una interessantissima analisi il caro collega Gianluca Oreto di lavoripubblici.it, vado a acchiapparvi l'articolo, perché lui fa giustamente, divide la tre casistiche, ok? Perché questa normativa che è entrata in vigore così di botto, in realtà bisogna definire tre periodi storici. Tutte le comunicazioni, allora, i periodi storici sono cadenzati sostanzialmente da un po' di roba. 1 giugno 2021 è entrato in vigore il decreto semplificazione bis. L'ultima scadenza è il 5 agosto 2021, che è la data di entrata in vigore della nuova CILA Superbonus. E Gianluca giustamente dice, per tutti i cantieri avviati prima del 1 giugno 2021 si potrà continuare a utilizzare le vecchie procedure, quindi se si è già presentato un permesso di costruire o una scia si potrà continuare a operare senza alcun problema, perché le modifiche apportate dal decreto semplificazione bis non sono retroattive, ci mancava solo quella. Poi, per tutti i cantieri avviati dopo il 1 giugno 2021, dato che non c'è un periodo transitorio come sarebbe stato sacrosanto, impone che la CILA debba essere obbligatoriamente presentata o ripresentata anche per i lavori in corso. Vi ricordiamo anche che la mancata presentazione della CILA è causa di decadenza dal Superbonus. Quindi sostanzialmente, se oggi, chiunque oggi presenti deve fare una comunicazione di inizio lavori di Superbonus, essendo oggi 12 agosto, quindi successivo al 5 agosto, data di entrata in vigore della nuova CILA Superbonus, devi per forza presentare la nuova CILA Superbonus. Se la comunicazione è antecedente il 1 giugno, data di entrata in vigore della semplificazione bis, non devi ripresentare la CILA Superbonus. Ok? Vediamo un po' qualche altro commento. Qualche altro commento, qualche altra domanda. Alex dice, live di ieri molto interessante e approfondita, forse a tratti un po' tecnica ma comprensibile. Buone vacanze Inge, devo lasciarle live, devo recuperare più tardi. Saluti, grazie Alex, a presto. Andrea dice, live di ieri interessantissima, nonostante le semplificazioni sono convinto che sia fondamentale affidarsi a professionisti come voi per dormire un po' più tranquilli. Grazie. Renzo Gatti, abbiamo capito che per dimostrare che una casa è antecedente 67 e dura bisogna essere un cane da tartufo. No, devi essere un po' tecnico, un po' devi avere logica, un po' devi essere un investigatore privato. Comunque il concetto è questo, ragazzi. I tecnici ogni volta che dicono
qualcosa devono essere in grado di argomentarlo. Perché? Per mille motivi, perché te lo contesta qualcuno e tu devi essere in grado di dire, perlomeno di portare il tuo ragionamento, poi può essere che l'altra parte non lo condivida, però perlomeno ci difendiamo. E uno ti può dire, guarda, non sono d'accordo che, però andiamo a parlare. Se invece tu dici, no, il fabbricato è antecedente il 1 settembre 1967, e quelli ti dicono, sì, ma che prove porti? Mi sembrava vecchio un po' poco. Ok? Intanto Angelo ci dice, salve Ingi, grazie per le live che continui a pubblicare, che ci fanno chiarezza, grazie mille. Come vedete siamo a 209 e tutto, vabbè, 209 giusto, non sto sbagliando. Andiamo avanti con le vostre domande, abbiamo un'altra mezz'oretta, per cui insomma dovrei riuscire a rispondere a un troppo di cose. MS Unica Juve, buonasera Ingi, grazie sempre per il tempo che ci dedica con competenza e pazienza. Volevo un consiglio, se può, come tipologia di infissi, quale materiale consiglia tra legno e alluminio a suo avviso? Allora, ragazzi, è un po' più complicato di così. Io penso che il consiglio che ti posso dare è di due generi. Il primo è di natura tecnica. Per una scelta di natura tecnica, quindi sui materiali più corretti per il tuo caso specifico, sostanzialmente devi, secondo me, affidarti a un tecnico esperto del settore. Fatemi sistemare la sedia. Dicevo, devi affidarti a un tecnico esperto del settore che analizzi che cosa c'hai, ti dica un po' qual è l'impatto delle opere, anche edili, perché no, su casa tua. Questo è un tema, e poi ti metta a confronto le 2, 3, 4 soluzioni possibili e ti dica i pro e i contro delle varie soluzioni, e poi tu lì ti metti a scegliere con un po' più di consapevolezza. L'altro ragionamento è, dovendo fare la sostituzione delle finestre e dei serramenti come intervento trainato del superbonus, ci sono valutazioni di natura economica. Cioè, tutti quelli che valutano soluzioni ad alto budget, come ad esempio l'alluminio legno, il legno alluminio, eccetera, devono fare anche un ragionamento. Ipotizziamo che i massimali del superbonus non bastino. Perché? Perché magari certe attività superano i valori di prezzario. A quel punto, che cosa vogliamo combinare? Devi essere consapevole del fatto che in certi casi dovresti aggiungere dei soldi di tasca. Sei disponibile ad aggiungere i soldi di tasca? Sì, no. Le valutazioni quindi sono queste. Io vi posso dire qui, trovate uno specialista di questa roba qua, di infissi, serramenti, chiedetegli delle valutazioni di quale può essere le 2, 3, 4 soluzioni più idonee per il vostro caso specifico, fatevi fare dei preventivi, con i vostri tecnici valutate se quei preventivi sono coperti da i computi che si possono fare per i super bonus, e a questo punto, se si sfora, mettetevi la mano in tasca e vedete se ci sono soldi che voi volete spendere su quella roba, oppure vi accontentate di una soluzione magari a budget un po' più contenuto, che però non vi fa aggiungere soldi. Quindi le valutazioni sono queste. Luca Mirani dice, buonasera ingegner Contu. Mi collega alla domanda di Manuel. Se in un'abitazione ci sono locali con difformità non interessati dai lavori super bonus, si può procedere o si rischiano sanzioni? Fermo restando che invito anche te a rivedere la live di ieri al numero 208, quello che posso dirti è che col nuovo assetto del super bonus, teoricamente tu potresti anche, scusate che sono scomodo, con il nuovo assetto del super bonus tu potresti anche fare opere di super bonus su un edificio con difformità e abusi. L'abbiamo spiegato con Fabrizio meglio nella live di ieri. Questo non vuol dire che poi vada tutto liscio, perché basta che tu abbia necessità di fare un'attività col 50%, dico per dire, sostituire i pavimenti di casa tua, rifare un bagno, rifare l'impianto elettrico, e quella, la deroga che è stata fatta col 13 ter per il super bonus non vale per il 50, per il 90, per il 65, per gli altri incentivi. Ok? Quindi comunque, ragazzi, chi può si risolva l'abuso, chi ha un abuso non sanabile fatevi super bonus e ricordatevi che avete un mal di testa che prima o poi dovrete risolvere. Marco Righetti, buonasera Gio, ho un impianto fotovoltaico, è possibile fare un secondo impianto con relativi accumuli? Sì. Ma è necessario un ulteriore contattore? Ho avuto modo di analizzare questa opportunità? No, non l'abbiamo ancora approfondito perché non abbiamo ancora allacciato impianti
fotovoltaici addizionali rispetto ad altri impianti, per cui non è un tema che ho ancora approfondito, ma credo che lo approfondiremo a brevissimo. Alfredo dice, con la caldaia a condensazione senza fare il cappotto facciate si può fare 110, grazie. Allora, fermo restando che il decreto requisiti tecnici stabilisce dei requisiti appunto tecnici anche per le caldaie, per le pompe di calore, per tutto, la regola è sempre che se tu stai facendo un intervento di miglioramento energetico, poi devi conseguire almeno il miglioramento energetico di due classi energetiche. Per scoprire quindi se si può fare, i tuoi tecnici devono fare una valutazione di qual è la classe energetica attuale, quindi prima dei lavori, e di quale sarebbe la classe energetica risultante dagli interventi di miglioramento energetico. Se salti almeno le due classi e la caldaia rispetta i requisiti tecnici, eccetera, eccetera, sì, lo puoi fare. Però ti dico anche, dato che ci sono tanti, tanti soldi pubblici, perché installare una caldaia a condensazione e non una pompa di calore di acqua? Chi ti ha suggerito questa soluzione della caldaia a condensazione? Scrivimelo in un commento. Monica Quadri, che è persona saggia, dice mettiamo like, ragazzi, quindi chi è in live e non ha ancora messo like è ancora in tempo, per voi un piccolo gesto a noi aiuta insomma la visibilità, quindi più persone ci troveranno o ci troveranno più semplicemente. Allora, Vincenzo Arena dice, posso frazionare un'unità immobiliare prima di dare l'avvio alla pratica super bonus partendo dalle unità immobiliari derivate? Quindi tu vuoi praticamente frazionare un'unità immobiliare? Teoricamente sì. Se lo fai durante la pratica di super bonus non ottieni nessun beneficio economico, ma se tu prima di attivare, diciamo, il super bonus fai il frazionamento, quindi urbanisticamente, tanto vedo che sei un architetto ci capiamo, urbanisticamente, catastalmente, quindi devi arrivare, devi ottenere prima dell'avvio dei lavori di super bonus, due, tre, insomma, le unità immobiliari che vuoi ricavare. Quindi anche in catasto, a quel punto puoi procedere con super bonus sul nuovo numero di unità immobiliari. Andiamo avanti con le domande. Cristian, mi fai una domanda connessa al sisma bonus? Come sempre, ragazzi, non vi rispondo perché è un tema che non conosco. Io non parlo mai di cose che non conosco. Uso e riuso. Inge, buonasera. Nel bonus 110 si parla sempre di fattori positivi, come è successo in assemblea. Perché non dedica una trasmissione a tutti i rischi? Grazie. In realtà, carissimo, io forse sono stato il primo in Italia a parlare dei rischi, perché erano tutti con la sbronza del super bonus, lavori gratis, è facile vendere, eccetera. Se voi vi prendete la live numero 8, quindi non una robettina di ieri pomeriggio, ma stiamo parlando dell'inizio di ottobre del 2020, ok? Ho posto il tema delle sanzioni, ok? Adesso in ogni caso... Qualche giorno fa Stop un attimo, vi condivido questa roba qua, copia. Qualche giorno fa ho fatto un video dedicato alle nuove sanzioni, quindi ve lo inserisco, a fine live ve lo inserisco tra i commenti, quindi le nuove sanzioni modificate dal comma 5 bis del decreto rilancio. Quindi mi segno a fine live di incollarvi il nuovo video, dura 12 minuti perché insomma affronto l'argomento in modo abbastanza articolato, perché vi dico sia quello che succedeva prima del decreto semplificazione bis che vi presento l'attuale scenario. Vi dico solo che prima di semplificazione bis le sanzioni erano tra il 100 e il 200% più interessi di mora, eccetera, eccetera, invece adesso è stato semplificato. Quindi ricordatemi a fine live che vi metto il link di questo video dove trovi l'ultima versione. Quindi non c'è neanche bisogno di fare una live perché già quando vi parlo delle attuali sanzioni
già è tutto lì. Poi altri video, altre cose che ti posso suggerire, se tu frughi sul nostro canale YouTube, quindi vai a vedere, diciamo, vai a cercare un po' i rischi, i nemici, sono dei video che sono intitolati i nemici del tuo super bonus. Lì ti parlo dei rischi di affidarsi a questi soggetti, quindi molto tranquillamente frugo un po' sul nostro canale YouTube, soprattutto sulla playlist Super Bonus 110 in 5 minuti, dove sono dei video brevi e ti spiego tutto. Massimo Masoni, vorrei gentilmente chiedere se è necessario costituire un condominio all'Agenzia delle Entrate per poter godere della somma di massimale dei 110. Anche questo è un tema che abbiamo trattato tante volte. In sostanza, il concetto è che un condominio si costituisce in modo automatico quando le persone hanno o costruito assieme un edificio, oppure il costruttore inizia a vendere la prima unità ad altri e già così si costituisce il condominio. Quindi, per risponderti, no, non è necessario. Parlo di condomini minimi, quindi sotto gli 8 condomini, non è necessario costituire il condominio all'Agenzia delle Entrate, quindi chiedere il codice fiscale, conto corrente dedicato, amministratore, eccetera. Sopra le 8, dalle 9 unità in poi, mi pare che sia obbligatorio, ma è obbligatorio a prescindere, non per i super bonus. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Giampaolo Donatelli. Buonasera Angie, se si superano i massimali con pompa di calore e riscaldamento a pavimento e super bonus, con superamento si può soffrire del 50%? La risposta è dipende. Se tu hai di fronte dei tecnici un po' illuminati che prendono il vostro il computo, lo scompongono e attribuiscono alcune attività al 110, altre attività al 50%, sì. Se hai dei tecnici che attribuiscono tutto al 110, tutto quello che sfora il massimale, se è un'abitazione familiare di 30.000 euro, ce li metti di tasca e non puoi usufruire del 50%. Andiamo avanti con le vostre domande. Angelo dice, salve Inge, grazie per l'aria che continua a pubblicare, che ci fanno chiarezza. Vincenzo, unità collabente per la quale non sono riscontrabili gli impianti, come ci si deve comportare? E unità collabente priva di impianti, che devi fare? Quindi non ha diritto al super bonus, in sostanza se anche tu facessi il cambio di destinazione d'uso. Cristian, in caso di fusione di unità immobiliari, domanda su Sisma Bonus, non ti posso rispondere. Allora, andiamo avanti. C'è una domanda di Mariella. Buonasera Inge, vorrei installare un fotovoltaico da 20 kW sulla mia unifamiliare, il mio tecnico dice che pure devo accatastare, me lo conferma, grazie di tutto, complimenti per il suo know-how. Allora, la logica dell'accatastamento sostanzialmente è questa, e come sempre affidatevi a quello che dicono i tecnici, perché non si può imparare a far tutto. Allora, la logica è questa. Se l'impianto fotovoltaico è inferiore a 3 kW, non devi fare mai nulla. Poi c'è una regola che dice che se installi un impianto fotovoltaico che supera i 3 kW di potenza di picco nominale, che aumenta più del 15% il valore immobiliare del tuo edificio, a quel punto lo devi accatastare. In alternativa, se aumenta di 3 volte il numero delle unità immobiliari servite dal sistema, ok? Quindi diciamo che quando andiamo a installare su case, attività produttive, condomini, eccetera, questo aumento è un po' difficile che si presenti. Quindi che cosa devi fare? Sostanzialmente devi prendere la rendita catastale dell'impianto, che
il costo dell'impianto, ma diciamo così, affidati ai tecnici, perché ci sono delle formule, ci sono delle verifiche da fare per capire. Non c'è una risposta, lo accatasti sempre, lo accatasti mai. È una risposta che bisogna fare delle verifiche numeriche per capire se nel caso dell'accatastamento oppure no, dell'obbligo di accatastamento oppure no. Angelo, posso fare una domanda? In caso di ristrutturazione con sopraelevazione senza demolizione di costruzione, è vero che la copertura, inclusa la coibentazione, non rientra nel superbonus? Sì, è vero, perché in realtà questa sopraelevazione di fatto è una nuova costruzione. Quindi non stai coibentando una copertura esistente, stai realizzando una copertura completamente nuova. Quindi non rientra nel superbonus. Gianpaolo Donatelli, buonasera Inge. Quando si presenta la CILA in comune bisogna specificare che una CILA per superbonus 110? Grazie. No, non c'è da specificare che una CILA da superbonus. Si usa proprio una modulistica diversa che si chiama CILA superbonus. Se non hai visto la live di ieri sera, Fabrizio ve l'ha anche mostrata, ve l'ha anche condivisa. Quindi se non hai visto la live, veditela. Quindi devi proprio usare un'altra modulistica che, come dicevo prima, è entrata in vigore il 5 agosto. Ad Alfredo, risposto sulla caldaia condensazione. Armando dice: buonasera a tutti, anche se un po' in ritardo. Recuperiamo con un bel gruzzolo di like. Ragazzi, a quanti like siamo su Facebook e su YouTube? Io su Facebook ne vedo 21. Ditemi YouTube perché siamo 113 in diretta. Voglio sapere se c'è qualcuno che non ha messo like. Perché in questo momento siamo in realtà 111, uno da Twitch, 19 da Facebook, 91 da YouTube. Andiamo avanti. Quindi a Massimo Masoni ho risposto. Francesco Valenti, funzionalmente indipendente. Se ho solo la luce in comune, ma i condizionatori vanno con la corrente che è in comune, come risulto? I limiti temporali? Allora, in realtà, se tu hai dei quattro classici impianti, quindi elettricità, gas, riscaldamento e acqua, solo la corrente elettrica come condivisa, i condizionatori comunque sono un impianto di riscaldamento indipendente da quello delle altre unità, per cui anche se sono collegate alla stessa elettricità, hai un edificio funzionalmente indipendente, per cui segui le regole delle abitazioni familiari. Quindi a oggi la scadenza è al 30 giugno 2022. Massimo, un'informazione: cappotto, cambio caldaia, riscaldamento a pavimento, sostituzione finestre, le piastrelle sono trainate? No, le piastrelle sono delle opere accessorie dell'installazione del sistema pavimento, come anche la demolizione dei vecchi pavimenti a massetti, la realizzazione di nuovi massetti, però quello che dico sempre è inutile che siano che siano inseribili come opere accessorie se poi finisci i soldi, nel senso che se tu sfori il massimale complessivo non stiamo parlando di nulla. Quindi teoricamente sì, praticamente di solito se fai il nuovo generatore, la nuova centrale termica, e anche il sistema radiante a pavimento, o stai trattando veramente 30 metri quadri, altrimenti non ti bastano i soldi. Giuseppe Albano, per una casa indipendente in cui si possiede licenza del 59, quindi antecedente 62 al 67, che presenta alcune differenze rispetto a quanto risulta in comune, come procedere? Allora, se intanto devi dimostrare l'ultimazione dei lavori, non la concessione edilizia. Ok? Quindi, se riesci a dimostrare che la fine dei lavori antecedente il 1° settembre 67, procedi così. Sappi che prima o poi dovrai metterti il problema di sanare le difformità, le differenze rispetto a quanto risulta in comune. C'è anche Andrea Piras. Allora, è lo stesso tema è quello di Francesco Morrone che dice: in un condominio del 60, quindi ante 67, gli abusi vanno comunque sanati o esiste qualche semplificazione? No, la semplificazione è che puoi fare il superbonus anche se hai gli abusi, però ti devi mettere il problema di sanare gli abusi prima o poi.
Renzo, per la mia abitazione acquistata nel 2003 c'è la dichiarazione del venditore scritta dal notaio. Che dichiarazione? Davide Manno, grazie ingegnere, prego. Massimo Masori, secondo lei se un condominio arriva al 54% a giugno 2022, cosa può succedere? Niente, perché la scadenza per i condomini è diretta al 31-12-2022 senza verifica dell'avanzamento avanzamento al 60% al 30 giugno 2022. Quella verifica del si è raggiunto o no l'avanzamento al 60% vale solo per gli edifici unico proprietario fino a 4 appartamenti. Allora, tutte le domande, ragazzi, che mi fate su Sisma Bonus, abbiate pazienza, ma non vi rispondo perché non è il mio tema. Renzo Gatti, anche questa mattina, una mattina, hanno attribuito tutte le responsabilità ai tecnici. Vi stanno prendendo per i fondelli, ragazzi. Chi non mi crede si va a leggere. Adesso non c'ho tempo di condividerlo. L'articolo 121 del decreto rilancio, comma 5, comma 6. Quindi quello che voi vedete in televisione, a Uno Mattina, in tutte le altre robe, ricordatevi che sono voci governative. Quelli stanno dicendo quello che il governo vuole che i cittadini sentano. Il giorno che c'è un accertamento e vi contestano il progetto di Superbonus, vi fanno nuovi. Perché è vero che le sanzioni sono più basse, ma le sanzioni comunque ci sono. E vi chiedono indietro anche il 110 delle trazioni, quindi vi fanno nuovi. Quindi, ragazzi, lasciate perdere Uno Mattina queste stupidaggini. Siete persone intelligenti, quindi ripeto: se non vi fidate di quello che dico io, vi andate a leggere con calma, attenzione, l'articolo 121 del decreto rilancio, comma 5, comma 6. Poi mi dite se le responsabilità sono dei tecnici. Quindi tutte le domande, ragazzi, dove mi dite c'ho degli abusi, delle cose, eccetera, a fine live vi metto il videino delle sanzioni e recuperatevi la live di ieri dove abbiamo parlato con Fabrizio, abbiamo parlato lungamente del tema Superbonus in presenza di abusi. Lanza Aurelio, dubbio fotovoltaico 20 kW, obbligatorio trifase, grazie, buone ferie, direi proprio di sì. Vorrei avviare la procedura per il 110 come comproprietario di un villino, tra non molto e comunque prima di fine lavori cederò la nuda proprietà dell'immobile ai miei figli. Devi chiedere a un legale che implicazioni possa avere questa roba sul tuo superbonus. Donato. Casolino dice, Ingio, ho inserito i vari documenti che mi invitavano a inserire per accedere al credito d'imposta dalla banca, ma l'agenzia di controllo dei documenti sono già 3 volte che dice che la pratica non è completa, mi chiede un documento alla volta. Così facendo è trascorso più di 40 giorni e non siamo ancora alla fine. Chiedo, ma non dovrebbe esserci un elenco di tutta la documentazione necessaria? Sì, c'è un elenco, c'è una checklist di tutta la documentazione necessaria. La ringrazio se mi può dare una spiegazione. Ragazzi, sì, c'è una checklist. Sappiate che se noi non lavoriamo con le banche per il superbonus, evidentemente qualche motivo ci sarà. Non è che ci sono antipatiche, è che finché non semplificano le procedure, per noi non è un partner che valutiamo. Giuseppe dice, se è migliore, è esagerato. Massimiliano, ciao Massi, appena arrivato, like messo. Allora, Sebastiano, vorrei avviare l'iter per il 110% in qualità di comproprietario. Questo abbiamo già risposto. Andrea Costanzo, buonasera, buone vacanze a tutti. Ci vediamo tra 2 settimane. Ciao Andre. Allora, in caso di due unità adiacenti non in condominio, il fatto che a termine lavori risulteranno solo unità immobiliari in quanto verranno fuse e di ostacolo alla fruizione del superbonus per le unità immobiliari. Allora, mi hai fatto delle domande sul sisma bonus, io ti rispondo come se mi avessi detto per il super eco bonus. Allora, col super eco bonus, se tu parti da 2 unità a inizio lavori, hai massimali doppi, anche se a fine lavori la eh, anche se a fine lavori
la unità sarà solo una, ok? Ah, Renzo era la dichiarazione ante 67, fammi recuperare. Ah, ok, perfetto. Quindi era in relazione a questo. Quindi c'è la dichiarazione del venditore scritta dal notaio, chi l'ha costruita è morto, i figli erano piccoli, paura che devo rivolgermi a qualche mago. Non è detto, perché magari si riesce a recuperare un catastale, si riescono a recuperare foto aeree. Cioè, non è detto che sia così tragica la situazione. Ok? Renzo dice, naturalmente hai ragione tu, immagino sia sul tema delle sanzioni. Luigi Formoso si può avere un testo coordinato aggiornato dell'articolo 119. Se mi mandi una mail te lo mando. Antonio Rizzo, ciao. Cristian, grazie mille, Angelo farò la notte. Grazie ragazzi. Alessandro, potete fare voi un interpello per capire come fare sinceramente alla luce della risposta 254? Sinceramente non abbiamo ancora fatto neanche un interpello perché non abbiamo tanto tempo da dedicare a queste cose, né abbiamo il tempo di aspettare 90 giorni che ci rispondano. Daniel Fois, ciao Dani. Vani con fuori finestrati appena superiori per il rispetto del rapporto aeroilluminante, quindi proprio al pelo. Ponendo il cappotto, il rapporto aeroilluminante non viene rispettato. È possibile allargare la cornice in maniera tale che il vano ante post abbia la stessa apertura e quindi rispettando la prescrizione che in facciata rispettiamo le superfici ante post, se no saltano i rapporti aeroilluminanti. Allora, spesso ragazzi, le cose vanno fatte come sta dicendo Danilo, cioè anziché andare a fare tanto casino di ma si può allargare, fallo e basta. Cioè ti dicono che devi rispettare il foro architettonico, perfetto, allora io mi incasso il cappotto, allargo le spallette, mi risvolto il cappotto e ciccia, risolto. Antonio dice, è possibile effettuare lavori trainati in appartamenti non conformi? Secondo semplificazione bis sì. Alberto dice salve Inge, like meritatissimi, complimenti sempre sul pezzo, grazie. Proprietario di due unità di una bifamiliare orizzontale di unico proprietario, funzionalmente indipendente. Tre impianti, fornitore su quattro perché il gas è in comune. Perfetto. Quindi sei proprietario di due unità. Ok, in che fattispecie? Allora, non ho capito per una cosa. Perché non dici quanto sono il totale delle unità immobiliari? Cioè, tu sei proprietario, praticamente tu hai una bifamiliare, quindi sono due appartamenti e sei il proprietario di entrambi? È così? Se sono funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, tu hai due abitazioni indipendenti. Il discorso dell'unico proprietario vale solo nel caso di non funzionalmente indipendente o non accesso autonomo. Quindi rientri, hai due unifamiliari. Si possono sostituire come trainanti le due caldaie a gas sostituendole con pompa di calore? Sì, tu hai due, è come se siano due abitazioni indipendenti, quindi valgono tutte, per ciascuna di esse valgono tutte le regole come se fosse una villetta indipendente. Giuseppe dice, sei la nostra stella polare, credimi, spero di esservi utile, ragazzi, noi lo facciamo con impegno. Riccardo, domanda importante: in una casa di due appartamenti devo acquistare l'appartamento all'ultimo piano. La casa è molto vecchia, è possibile fare cappotto solo all'ultimo piano? No, perché devi rispettare le regole dei condomini. Quindi devi fare riferimento all'intero edificio, devi valutare il miglioramento energetico. Quindi, secondo me, no, cioè, non ha senso questa roba. Silvio, buonasera, Marcellissima. Ciao Silvio, prego Danilo. Alberto, due appartamenti con accesso autonomo? Sì, hai due abitazioni indipendenti. Buonasera, Angie. Il termotecnico mi ha fatto uno studio e vuole fare un cappotto da 12 cm con pompa di calore per passare da classe A a classe B. Secondo lei si può fare un cappotto più piccolo o nullo? Che cosa? Puntando tutto sulla pompa di calore? La risposta è: per fare una roba del genere devi dire al tuo termotecnico che deve prendere come ulteriore scenario da studiare uno nel quale non mette il cappotto e deve vedere se ottiene un miglioramento energetico di almeno due classi, perché tu stai passando dalla E alla B, quindi se tu passi senza cappotto dalla E alla C,
quindi hai due classi energetiche, puoi fare ugualmente il super bonus senza interventi di coibentazioni. Ragazzi, credo siamo a 59.27, credo che abbiamo fatto, abbiamo risposto a qualche domanda anche oggi. Come promesso prima, vi incollo il link, datemi un secondo, come promesso prima vi incollo il link del videino che è uscito lunedì sul tema delle sanzioni dopo il nuovo comma 5 bis introdotto dal decreto semplificazione bis nel decreto rilancio. Che altro dire? Ragazzi, una cosa importante, se non avete questo video, cliccate a fine live, andate a vederlo, se vi va di darci una mano per far crescere il nostro canale, mi raccomando, guardatelo fino in fondo, alla fine mettete un mi piace, scrivete in un commento le vostre impressioni, le vostre critiche costruttive, le vostre domande, perché no? Cercherò di rispondervi, come vedete adesso qualche giorno siamo un po' incasinatini, però mediamente cerco di rispondervi, e se vi va condividetelo con i vostri amici. Se volete valutare l'ipotesi di lavorare con noi per farci fare la progettazione e i lavori di Superbonus a casa vostra, il primo passo da fare è come sempre il webinar, e poi come sempre vi ricordo che se avete perso qualcuna delle live precedenti o qualcuno dei video precedenti, li potete recuperare sul nostro canale YouTube. Le live le potete recuperare anche sul gruppo Facebook, gruppo Facebook da usare anche se avete delle domande alle quali dedichiamo la puntata, diciamo di solito del lunedì o del mercoledì. Ragazzi, fatemi vedere il calendario. Allora, domani non andiamo in onda, tutta la settimana prossima non andiamo in onda, quindi saremo di nuovo con voi in live lunedì 23 agosto, spero un po' più riposati e un po' più tranquilli, quindi spero anche voi più riposati e più tranquilli, quindi con la live numero 210. Ragazzi, grazie mille della partecipazione anche stasera, cercate di staccare qualche giorno a Ferragosto, riposatevi, grazie Massi del buon Ferragosto e buone vacanze, non sarà niente di che, cercheremo solo di stare un pochettino più sereni e magari col cellulare spento, che non guasta mai. Ragazzi, ci vediamo il 23 agosto per la live numero 210, insieme ai tanti amici e amiche che sono con noi tutte le sere. Buon Ferragosto, a presto, ciao ciao!